Ehi, tua moglie mi ha detto che stai... Ma che stai facendo? Maintum, seppo ciacca tom leao. Ehi, ciao. È una preghiera induista per il recupero di leao. Cioè, io veramente... Ma poi come induista? Prima ho fatto le religioni monoteistiche, ora sono passato alle politeistiche. È giusto provarle tutte per il nostro Rafa, anche se non prendiamoci in giro. Non c'è più speranza. Tu mi piaci perché sei sempre una persona misurata, mai fuori luogo, mai eccessiva, ma soprattutto positiva. Senza Leao è inutile pure giocarla alla semifinale. Inventiamoci una scusa, non andiamo a fare sta figuraccia europea. Senti, ti prego, ascoltami un attimo solo. Non c'è più speranza. Un attimo, fammi parlare e poi torni a pregare Visnu, Anubi o Esculapio. L'Inter ce l'ha avuto l'Esculapia, bella grossa pure. Sto per dire una cosa folle, ma ascoltami. Tu hai visto cosa è successo quando è uscito Leao con la Lazio, no? Sì, una disfatta assoluta. Abbiamo vinto 2-0 con la Lazio, giocando con Saelemaekers sulla sinistra. Cioè tu stai paragonando Saelemaekers a Leao? Questa è blasfemia! Ma certo che non sto paragonando Alexis a Rafa. A differenza tua, io almeno 2-3 neuroni attivi ce li ho. Quello che voglio dire è che, visto che purtroppo è andata così e al 90% non avremo Rafa almeno all'andata... Non ci sarà nemmeno al ritorno. Visto che al 90% non ci sarà all'andata, Saelemaekers, che oggi è in uno stato di forma pazzesco, cosa fa? Che fa? Assicura qualche giocata, copertura sulla sinistra e chi libera così? Chi? Teo Hernandez, quindi io dico che anche senza Leao ce la possiamo giocare, sperando ovviamente che recuperi almeno per il ritorno. Non succederà, per Leao purtroppo la stagione è finita e forse non solo la stagione. Purtroppo si tratta di elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L'ha avuta pure mio zio e non si è mai più ripreso. Peccato che tuo zio, uno, non ha mai giocato a calcio in vita sua e secondo, c'ha 87 anni. Già lo vedo, il nostro Rafa, con una giacca di renna che a stento trattiene le lacrime mentre fa il suo malinconico giro di campo per salutare i tifosi a San Siro. Allora, uno, questa sì che è blasfemia, accostare Marco Van Basten a Leao. E secondo, non mi ricordare quel giorno, eh? Mi ricordare il 18 agosto del 1995, che io non l'ho ancora superato. Scusa. Vuoi che preghi anche per la guarigione di Van Basten? Mettila. Marco ha solo 17 anni più di Ibrahimovic, potrebbe tornarci utile là davanti. Affanculo.